Bene, quindi oggi parliamo della pennata alternata perché ho notato che pochissimi dei miei studenti la utilizzano in maniera idonea, adeguata e molto spesso lo sforzo richiesto è superiore a quello che serve per suonare in maniera adeguata e quindi il suono è sempre sporco, tecnicamente non si riesce a superare una determinata velocità e così via. Allora, partiamo subito dai consigli che ti farò mettere in pratica con un brano, così evitiamo di fare esercizi e sfruttiamo questo periodo di caldo estivo proprio per lavorare un po' di più sulla tecnica, visto che fa caldo, siamo un po' più sciolti, siamo più liberi e così via. Fondamentale partire con un plettro duro e che sia appuntito. Se il plettro non è appuntito e consumato, lasciamo perdere. Stiamo perdendo del tempo. Spalle dritte, schiena dritta e mi raccomando, il braccio, l'avambraccio sinistro deve essere perpendicolare al manico in modo tale che le dita in automatico vadano in maniera perpendicolare sul manico. Dopodiché, oh, togliamo un po' di rumore. Dopodiché il manico della chitarra è leggermente in fuori, inclinato verso l'alto, così come utilizzerei raramente questa posizione stando in piedi in un live. Mi posiziono col palmo della mano sul ponte, metto uno o due dita o quello che voglio di appoggio sul body o sulla mascherina, che se ce l'hai sulla chitarra, sulla cassa della chitarra. Mi raccomando a restare dritto, ora sono in posizione precisa e perfetta e devo assicurarmi anche con lo sguardo di utilizzare solamente il polso della mano destra, solamente il polso della mano destra, evitando il più possibile che entrino in funzione i muscoli in modo tale che lo sforzo venga controllato. Quello che andiamo a fare è banalmente la parte impennata alternata di Thunderstruck. Perché ho scelto Thunderstruck? Perché è un brano che tutti conoscono, degli AC/DC, si svolge soltanto sulla seconda corda, per quello che andremo a vedere, quindi per incominciare è perfetto per noi, perché non abbiamo salti di corde. Quindi ti faccio vedere l'esecuzione, poi te lo faccio vedere anche da ambo i lati. Partiamo dalla parte frontale, assicuriamoci di partire in maniera corretta, spalle dritte, schiena dritta, il manico in su verso fuori, verso l'esterno di circa 45 gradi in quest'area qua. Questo chiaramente dipende molto da te. Quindi fisicamente e da come sei, perché ognuno di noi è diverso dall'altro. L'avambraccio perpendicolare. Qui, mai il gomito legato vicino al corpo, ma sempre in fuori, se no il braccio non è perpendicolare. E incominciamo, partiamo a in levare, quindi pennate in su, battere in giù. 1, 2, 3, 4. Impennata alternata, siamo sicuri che avendo molta dinamica e quindi anche il sound della pennata alternata riusciamo a distinguere tutte le singole note. Passiamo alla seconda parte, solo dopo che con questa prima parte abbiamo molta confidenza, essendo uno spostamento di solo un semitono, quindi di un solo tasto sulla chitarra. Andiamo a vedere la seconda parte. Quindi, come hai capito, stiamo suonando in semicrome, abbiamo quattro note su ogni battito del piede e, come hai visto, se hai notato anche il movimento del pollice, il pollice è appoggiato sul beading, poco o tanto dipende dalla grandezza e dalla lunghezza della tua mano e mi fa da perno. Cioè, da perno vuol dire come se avessi tipo un orologio a dondolo, in modo tale che non perdo stabilità, ma la mia mano si può spostare lungo il manico, avendo sempre tutto, tra virgolette, fammi passare il termine, sotto mano, quindi a portata di mano. Ora andiamola a vedere davvero tutta.